Ciao, benvenuto Fabrizio Vitale alla Gazzetta dello Sport. Volevo che ci raccontassi un po' com'è nata questa trattativa con il Palermo e anche il sentimento con cui l'hai vissuta, vista la tua storia da palermitano che non aveva mai vestito la maglia del Palermo, e come la stai abbinando a questo inizio un po' complicato condito da due sconfitte consecutive. Grazie. Tanto grazie. Ma nulla, la trattativa, in verità tanti pensano che sia iniziata all'inizio quando uscirono tanti articoli, ma lì non c'era nulla di vero. Quando poi la proprietà ha deciso di cambiare allenatore, e lì si sono intensificati i contatti, e ovviamente avevo altri club che mi stavano contattando perché ero già in uscita da Lecce. Solo che la volontà mia e dello staff, del mister, quando mi ha chiamato, ho sentito un entusiasmo particolare perché questi ragazzi l'anno scorso, comunque questo gruppo ha fatto qualcosa di grandioso, ha portato di nuovo un entusiasmo incredibile in questa piazza. E sentire comunque tanta positività da parte del mister, dal direttore Rinaudo e Zavagno, mi ha fatto sì che potessimo portare questa trattativa alla conclusione. E per me venire qua a Palermo da palermitano con la rinascita di questo Palermo, volevo far parte, diciamo, di questa base. Periodo un po' più complicato con queste due Guarda, sconfitte. questo è il mio settimo anno di B e ne ho passate veramente di tante. Gli ultimi 2 anni che ho vinto i campionati, a questo momento comunque, tra virgolette, difficile, se si può dire. Siamo all'inizio, siamo un Palermo che sta crescendo, un Palermo nuovo, ci sono 14 giocatori nuovi, stiamo cercando di creare un'identità, una coesione e quindi ci vuole del tempo. Purtroppo non è una frase fatta, ma è la verità. Quando ci sono 14 giocatori nuovi, la cosa importante è cercare di rimanere positivi anche quando si vede negatività, quando si vede tutto nero. E cercare di lavorare sicuramente sugli errori. Quella è l'unica cosa che si può fare. Non penso che uno possa ancora stare a pensare a quello che è successo, ma la cosa che deve fare è subito reagire, cercare di guardare i lati positivi e cercare di lavorarci. Io non vedo un'altra strada. Per me l'unica strada per poter cambiare le cose è il lavoro. È il lavoro ogni giorno, la costruzione di quello che si fa, e bisogna crederci, perché se non ci crediamo non serve a niente. Quindi Corriere dello Sport. Eccomi, sì, aspetta, mi alzo pure io. Eccomi qua. Ciao Francesco, Ciao, benvenuto. grazie. Allora, senti, un po' rifare la tua storia di ragazzo. Tu non hai mai neanche avvicinato il Palermo, hai fatto la scuola calcio di Ribolla. Cosa pensavi in quei te? Cioè, speravi di poter comunque vestire la maglia del Palermo già da ragazzino? Ti sei un po' dispiaciuto quando ti ha preso il Lecce e invece la squadra della tua città non ti ha seguito? E poi così completo, tu l'anno scorso, tu sei un giocatore che crea molto spesso le premesse per il gol, ma non ne fa moltissimi, almeno finora è stato così. L'anno scorso però tu hai vissuto all'inizio un periodo eccellente, tu hai fatto con Lecce 4 gol consecutivi nelle prime 7 giornate. E poi ne hai fatto solo uno da lì alla fine del campionato, anche se poi il Lecce è andato comunque in Serie A. Ecco, qualcosa quindi riguardo le tue caratteristiche e anche al tuo, diciamo, feeling con il gol. Innanzitutto ti rispondo alla prima domanda, che io sono stato in passato accostato al Palermo, avevo 13 anni, c'era Massara, Sabatini e sin da piccolo io sono stato in prova al Palermo, sono stato lì 1 mese e mezzo con 40 ragazzini e dopodiché ovviamente a quell'età avevo voglia semplicemente di giocare, di divertirmi. Poi è arrivato il Lecce, ha chiuso subito la trattativa e sono andato via. Il Palermo non si era fatto più vivo, ma comunque sono stato al Palermo quando ero piccolo, in prova 1 mese. Per quanto riguarda la seconda domanda, ti dico che il primo anno a Venezia feci 8 gol fino a febbraio, poi mi sono infortunato. L'anno scorso stagionalmente ho fatto 6 gol e poi mi sono infortunato e sono stato 2 mesi fuori. È vero che non sono un giocatore che fa tantissimi gol,
ma è anche vero che l'importanza di un giocatore, non parlo per me personalmente, parlo per qualsiasi giocatore, non la si vede per forza nei dati, nel gol o nell'assist, perché un giocatore può essere anche importante al di là di questi dati. Sicuramente sono dei dati che io vorrei migliorare, quello senza ombra di dubbio, perché comunque faccio l'esterno, però è anche vero che al giorno d'oggi è un calcio talmente moderno, c'è tanta corsa, tanto sacrificio, e per me fare la corsa in più per il compagno, anche 70 metri all'indietro, per me è troppo importante, anche per dare un segnale comunque alla squadra che ci vuole sacrificio e dedizione, anche quando si gioca, e la corsa in più verso il compagno è troppo importante. E magari a volte pecco di lucidità, magari davanti alla porta, perché ci arrivo spesso, ci arrivo tante volte. L'anno scorso sicuramente sarei potuto arrivare in doppia cifra per le occasioni che ho avuto. Quest'anno sono in uno staff con cui ho già lavorato, preparatissimo, e sono convinto che quest'anno il mio obiettivo è quello di migliorarmi ogni giorno in allenamento e cercare di chiedere consigli al mister e al suo staff, che all'interno dello staff c'è anche un giocatore come Mario Santana, che secondo me mi potrà dare una mano per cercare di magari fare più gol e assist possibili. Buongiorno Francesco, allora, l'emozione di entrare in campo al Barbera per l'esordio qual è stata, e soprattutto il peso di questa maglia che hai scelto, la numero 10, che per un palermitano nel Palermo è praticamente rara, quasi nessuno dei palermitani l'ha mai indossata. Allora, è stata un'emozione che non pensavo di vivere, perché è stata un'emozione fortissima, veramente forte, perché non pensavo così. Quando sono entrato, stare in campo lì con la maglia rosa-nero da palermitano davanti alla mia gente è stato veramente qualcosa di incredibile, è stato bello, molto bello. Adesso essere qui sicuramente per me è un onore, quello è chiaro, è poco ma sicuro. Per quanto riguarda il numero, io penso semplicemente una cosa, penso che secondo me al giorno d'oggi la responsabilità non la si deve avere per il nome o il numero che porti dietro, ma secondo me si deve avere responsabilità per quello che si porta davanti, perché quello che portiamo davanti, ovvero questo scudetto qui, è più importante di quello che portiamo dietro, e la maglia va onorata per quello che portiamo davanti, e la responsabilità ce la dobbiamo avere tutti, perché chiunque, che io sia palermitano, possa essere anche di Bolzano, chiunque indossi questa maglia, chiunque, per la storia di questo club, per la piazza, per questa gente, per questa città, chiunque indossi questa maglia ha una responsabilità, non solo io, e quindi questo è quello che mi sento di dire. Ciao, bentrovato. Noi abbiamo vissuto sempre il racconto della tua storia attraverso i racconti di tuo zio Totò. Ti vorrei chiedere da quest'altro lato, dal tuo lato, come lo vedevi quando eri piccolino, se è stato un punto di riferimento, consigli, insomma, raccontaci un po', grazie. Guarda, sono andato via molto piccolo. Sono cresciuto nella sua scuola calcio, ma mio zio l'ho vissuto pochissimo, perché mio zio era sempre in giro, era sempre fuori, quindi l'ho vissuto veramente molto poco. Per quanto riguarda, io sono qui a Palermo e sono responsabile del Palermo perché sono palermitano e perché sono Francesco Di Mariano. Non mi sento responsabile di essere qui perché sono il nipote di Totò Schillaci. Questo è quello che avevo da dire. Ciao. Ciao. Tu hai vinto due campionati di Serie B, uno con il Lecce e uno con il Venezia, però purtroppo per te non c'è mai stato spazio in Serie A. Immagino tu ti sia chiesto il perché. Poi volevo chiederti, da palermitano senti una pressione maggiore visto che indossi questa maglia, magari rispetto ad altre piazze dove hai già giocato, che sicuramente c'era già molta pressione, grazie. Ma sicuramente mi sono chiesto il perché, ma questo non vuol dire che io non mi senta pronto per la Serie A o che non abbia le qualità per poter stare in Serie A. Semplicemente a Venezia di scadenza e non ho accettato, cioè avevamo trovato quasi un accordo per il rinnovo, solo che a me non stava bene, loro non stava bene, alla fine abbiamo trovato un punto d'incontro, mancavano pochi giorni alla fine del mercato, è arrivato il Lecce, una società dove sono cresciuto sin da piccolo, ho fatto il settore giovanile e avevo voglia di vivere in una piazza come Lecce, e quindi ero in scadenza e sono andato a Lecce. A Lecce, ti dico la verità, è stato un po' inaspettato,
perché aver vinto e vissuto l'anno da protagonista non mi sarei aspettato quello che è successo, però ne prendo atto, fa parte del nostro lavoro, bisogna accettarlo e farne secondo me una forza maggiore. Ad oggi essere qua a Palermo non è di meno di Lecce, parliamoci chiaro, come piazza, come club, secondo me sono una piazza ancora più grande, è vero, siamo in un Palermo nuovo, Palermo che sta crescendo, stiamo creando le basi per un nuovo Palermo e per me farne parte, come ho detto prima, è un grandissimo onore, e questa è la mia responsabilità, far parte di questo nuovo Palermo, di questa nuova base del Palermo e spero di arrivare fino al tetto di questo Palermo, perché quando si costruisce una casa si parte sempre dalle fondamenta, no? E io adesso faccio parte di queste fondamenta e spero di poter arrivare al tetto di questa casa insieme a voi, a questa piazza, con questi colori. Intanto benvenuto. Tu Grazie. Ritrovi mister Corini dopo l'esperienza di Novara. Ecco, ti volevo chiedere da quell'esperienza quanto sei cresciuto tu e quanto hai trovato diverso il mister. E poi a proposito della maglia numero 10 ti dico solo due nomi, Zauli e Miccoli. Sicuramente sono cresciuto moltissimo. Avevo 19-20 anni, era il mio secondo anno di B. E devo ringraziare mister Corini perché quell'anno lì lui ha avuto il coraggio e la fiducia di buttarmi in campo e mi ha fatto giocare quasi tutte le partite, quindi a lui devo semplicemente dire grazie perché da lì è partita la mia carriera e da lì ad oggi sono maturato tantissimo. Ci sono alcuni determinati giocatori che arrivano a una maturità prima, alcuni dopo, io l'ho raggiunta penso 3 anni fa, gli ultimi 2 anni. Queste 2 vittorie di campionato mi hanno aiutato ad avere maggiore consapevolezza nelle mie qualità, ma è anche vero che nessun giocatore vince le partite da solo, ci vuole una coesione, un'identità, un gruppo e soprattutto una squadra, perché il gruppo lo si può creare anche fuori dal campo, la squadra è diverso, la squadra si crea in campo e quindi io penso che se creiamo una squadra oltre che al gruppo ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Però è anche vero che bisogna avere fiducia, ci vuole del tempo e dobbiamo rimanere sempre positivi, assolutamente. Poi per quanto riguarda il numero, ho detto prima, sicuramente sono stati giocatori importanti di un'altra era del Palermo, quello è chiaro, ma io non sono qui per accogliere l'eredità di nessun giocatore, perché io sono ovviamente qui per onorare questa maglia, indipendentemente dal numero, ripeto, e dal nome, semplicemente per questi colori, per questa piazza. E volevo farne parte perché sono palermitano e come ha detto lei, adesso ho 26 anni, ho raggiunto un certo tipo di maturità e mi sento pronto per indossare questa maglia prima che il numero. E quindi sono semplicemente qui per onorare questa maglia giorno dopo giorno, sia fuori che dentro al campo, anche nelle piccole cose. Buongiorno Francesco, volevo Buongiorno. Chiederti due cose, più dal punto di vista tattico, relativamente più che altro alla partita contro la Regina che ha giocato da titolare. La prima è che sei stato servito tante volte, soprattutto nel primo tempo, ti sei dato molto da fare, soprattutto con palloni lunghi provenienti dal centrocampo, ad esempio da Sturaz. Preferisci però magari essere servito più con palloni rasoterra che possono esaltare meglio la tua velocità oppure ti trovi meglio anche con questi palloni che devono essere controllati magari con la pressione del difensore? E poi un'altra cosa, e ovviamente sono automatismi che andrete a vedere, Brunori è sembrato un po' isolato lì in attacco e ha un po' sofferto questa cosa. Ora sicuramente ne avrete parlato, quanto può essere importante il lavoro degli esterni per aiutare la manovra offensiva e dare modo anche a Brunori di essere poi che è più lucido sotto porta e più vicino allo specchio. Grazie. Allora, ti dico che a livello tattico io sono un giocatore che mi piace sia ricevere la palla nei piedi ma anche in profondità perché voglio sfruttare la mia velocità e quando le difese avversarie sono alte preferisco ricevere una palla in profondità perché creo più difficoltà a livello tattico alla difesa perché il difensore che corre all'indietro è più in difficoltà mentre quando lo punto, quindi è ovvio che quando io vedo spazio in profondità la prima cosa che penso è avere anche un giocatore come Stulak con quel piede lì, la prima cosa che penso è attaccare la profondità perché riesco ad arrivare maggiormente più velocemente alla porta e magari servire un assist o fare un gol,
Poi quando le difese sono più chiuse è logico che è un po' più difficile per tutti, che quando ti trovi magari un muro di 7-8 giocatori davanti alla porta, non è che mi posso scartare tutti i giocatori, quindi è ovvio che è un po' più difficile. Però sicuramente sono un giocatore che ama ricevere la palla sia in profondità che tra i piedi, in base a come si muove la difesa avversaria, in base all'inerzia della partita. Poi per quanto riguarda Brunori, io penso che Matteo ha le caratteristiche giuste per il 4-3, perché è un giocatore che, non so se da parte mia, da quello che ho notato, è un giocatore tecnico. Anche l'anno scorso si diceva di Coda la stessa cosa, che Coda era da solo, ma nel 4-3 la prima punta fa da collante con gli esterni. Quindi è ovvio che sembri isolato, ma in realtà non è isolato. È normale perché lo vedi lì da solo e magari ha più da fare a livello in fase di non possesso, ma adesso che cercheremo di assimilare bene a livello tattico quello che ci chiede il mister, è cercare di giocare un po' più vicini, di dialogare. Poi è anche vero che è stata una partita comunque difficile, complicata, in un campo importante. Ripeto, secondo me dobbiamo avere un attimo la pazienza e il tempo di assimilare questo modulo, perché l'abbiamo provato solo pochissimi giorni, e cercare di iniziarci a conoscere. Però Matteo ha le caratteristiche per fare questo modulo, perché ha tecnica, attacca la profondità, è un attaccante moderno che a me piace moltissimo. Ciao Cristiano Simetti del Palermo Calcio. Due domande. La prima, sono arrivati giocatori importanti, tu ovviamente anche Stulaz, Segre, giocatori che hanno fatto anche la Serie A. A livello mentale cosa può cambiare anche per gli altri ragazzi, per gli altri giocatori, avere giocatori così importanti in rosa? E poi tu che hai ottenuto la promozione con Lecce e col Venezia, cosa intravedi in questo Palermo, a prescindere da questi due risultati un po' negativi, cosa intravedi per il futuro in questo campionato anche a livello di gioco e di possibilità di giocarsi quantomeno un posto ai playoff? Ma allora, per quanto riguarda i playoff, io all'inizio penserei sicuramente a raggiungere prima possibili i 35-40 punti, perché quest'anno ci sono almeno 15 squadre che possono salire su, almeno. Quindi ci sarà sia una sorpresa che va su come sempre, e una sorpresa che possa andare giù. E ripeto, questo è il mio settimo anno di B e gli ultimi 2 anni di B sono stati più difficili, e questo lo è ancora di più. Quindi secondo me dobbiamo avere l'umiltà di pensare prima di arrivare ai 35-40 punti, perché tu hai detto siamo arrivati giocatori importanti, ok, ma i giocatori importanti, ripeto, non vincono le partite da sole. Ci vuole una coesione, un'identità da creare tutti insieme. Prima si crea quello e poi man mano arrivano le vittorie, arriva il gioco. Prima bisogna creare quello e creare prima di un gruppo la squadra, quello come ho detto prima. Quindi secondo me prima pensiamo a quello, arriviamo a quello e poi dopo possiamo pensare ad altro, perché secondo me quella è la cosa più importante. È ovvio che ognuno di noi spera, e sicuramente io sono il primo che voglio arrivare in Serie A col Palermo, cioè questo non lo metto in dubbio, perché è una piazza che merita la Serie A, questo lo sanno tutti, è una piazza che ci verrebbe chiunque a piedi. Quindi quello che dico io, quest'anno, visto che è la rinascita di un Palermo nuovo, abbiamo una società importante, per me quest'anno la prima cosa che dobbiamo pensare è prima raggiungiamo i 35-40 punti e poi iniziamo a sognare tutti insieme. Questo è quello che mi sento di dire. Sì, sempre a proposito di Reggio Calabria, ci puoi spiegare che sensazioni avevate durante la partita? Perché a guardarla dalla tribuna stampa ogni tanto sembrava che mancassero quegli automatismi che si creeranno sicuramente con il lavoro, anche perché come dicevi tu, a parte rispetto all'Ascoli c'erano soltanto 2 volti nuovi, ma rispetto al Perugia eravate in 8. Proprio mancava un automatismo, cioè che sensazioni provavate? Perché si vedeva che c'era un po' di difficoltà, c'era voglia di fare, però non c'era lo spazio dove andare, cioè come l'avete vissuta? Grazie. Ma guarda, ti dico, dal campo, a parte i primi 10-15 minuti che magari siamo partiti male, poi dopo il problema nostro è stato che quando abbiamo preso il primo gol non abbiamo trovato equilibrio, perché sembrava come se volessimo fare subito gol, come se mancassero 30 secondi alla fine. Però è ovvio che siamo giocatori che ci siamo allenati insieme, abbiamo provato questo 4-3 gli ultimi 4-5 giorni, ci può stare che uno può sbagliare delle cose. Però quando abbiamo trovato equilibrio, io penso che dal campo
anche comunque dalle statistiche, non penso che siamo stati anonimi, perché qualcosa abbiamo creato, le azioni. Quando dico guardare il lato positivo, io che sono calciatore devo guardare anche quei lati positivi, non posso vedere tutto negativo. Quindi io guardo il lato positivo e dico, rivedendo la partita, anche dal campo, a livello di possesso abbiamo creato, abbiamo giocato. Io non ho visto una Regina che ha fatto tutto questo possesso palla. Comunque sono stati fatti gol, uno su palla inattiva e due su errori nostri. Quindi secondo me, poi vabbè, sul terzo gol è cambiata l'inerzia della partita. Però io penso che bisogna partire che a livello di fase di possesso abbiamo creato, abbiamo giocato, abbiamo sbagliato qualche gol, perché sia io che Brunori abbiamo sbagliato qualche gol. Quindi secondo me bisogna ripartire da quello. Poi in fase di non possesso siamo stati un po' disordinati, ma quello è dovuto al fatto che ci conosciamo poco, abbiamo provato pochissimo il 4-3 negli ultimi 4-5 giorni, ed è da lì che dobbiamo ripartire, cercare di in questo momento semplificare la fase di non possesso e cercare di fare quello che abbiamo fatto in fase di possesso, perché comunque siamo una squadra che prova a giocare a calcio perché il mister vuole giocare a calcio, e per far sì che succeda questo bisogna costruire tutti i giorni, ogni giorno allenamento, anche nelle piccole cose. E secondo me abbiamo i giocatori giusti per farlo, perché è una squadra che secondo me, rispondo al ragazzo di prima che non ti ho risposto, per quanto riguarda la squadra, secondo me qui c'è una squadra che questi ragazzi insieme a noi impariamo da loro e loro imparano da noi, perché io sono arrivato qui che ho visto un grande gruppo, ho visto veramente un'umiltà pazzesca, un entusiasmo bellissimo, ed era quello che sentivo quando dovevo arrivare qui, perché l'ho percepito, l'ho notato da fuori quando ho visto le partite durante i playoff e l'ho seguito il Palermo, e quindi quando sono arrivato qui ho notato questa cosa qua e mi è piaciuta moltissimo, e questi ragazzi stanno facendo di tutto, i ragazzi vecchi, per farci inserire in questo gruppo nel miglior modo possibile, e noi dobbiamo portare la nostra esperienza insieme a loro, unendo queste due cose al servizio di questa squadra, di questa piazza. Una volta che uniremo queste due cose insieme allo staff, al vecchio gruppo, al gruppo nuovo, secondo me poi i risultati possono arrivare. Però ripeto, secondo me bisogna sempre guardare le cose positive, perché guardare indietro e pensare a prima non porta a niente, perché secondo me quando tu devi costruire devi sempre guardare al giorno dopo e cercare di essere il più positivo possibile. Questo è quello che mi porto dalla mia esperienza. Ultima rapida a chiudere, Ferrara Sportivi. Ciao Francesco, benvenuto. Ciao. A proposito, grazie, del futuro, venerdì si torna subito in campo, volevo chiederti come si prepara una partita così importante sulla carta così difficile. Tu sicuramente ci sei abituato, magari qualcuno in rosa ancora no. Voglio capire cosa puoi dare tu in fase di allenamento questa settimana. Ma queste partite si preparano da sole, perché se non trovi gli stimoli e le motivazioni giuste dopo due sconfitte, giocare davanti ai propri tifosi contro una squadra importante come il Genoa, allora forse non ci abbiamo capito niente. Per me va preparata da sola, e forse, no forse, dico per esperienza ad oggi, è meglio incontrare questa squadra ad oggi che incontrare un altro tipo di squadra dopo due sconfitte. Quindi sicuramente la prepareremo nei migliori dei modi, cercando di limare e sistemare quello che abbiamo sbagliato a Reggio, perché comunque la Regina è una squadra forte, nulla da togliere al Genoa, ma anche la Regina è una squadra forte, e sicuramente giocare davanti ai nostri tifosi, davanti a casa nostra, dobbiamo cercare di fare la partita, perché abbiamo i mezzi per farlo, perché io ho fiducia in questa squadra, in questi ragazzi, se no non sarei qui, questo è chiaro. Quindi ripeto, secondo me questa partita dal mio punto di vista la si prepara da sola mentalmente, poi giochiamo in casa, quindi per noi deve essere semplicemente un vantaggio.